ritornato, anzi eccoci tornati, siamo Gods Frax e Gods J-Dux, che è un membro di Gods che non so se lo conoscete, insomma non ha fatto tanti video per il Gods Arena, ne ha fatti un paio un po' di tempo fa, e apparteneva diciamo alla sezione Gears of War dei Gods, ma ora si sta cimentando anche sui Call of Duty, tant'è vero che sta nerdando ed ha praticamente il primo prestigio di e quindi insomma ci sto facendo un po' di partite insieme. È un ragazzo simpatico, quindi insomma ho deciso di aiutarlo. Quante volte ho detto insomma, in pochi lo possono sapere. Comunque insomma, parlaci insomma della tua partita che stiamo vedendo, che state vedendo. Allora, intanto bella a tutti ragazzuoli, a parte che Frax mi dà del nerd quando il primo nerd è lui, vabbè, ma quelli sono dettagli. Allora, sì, ci troviamo su quella mappa che l'amico mio Frax chiama aliscafo, quando non si capisce se è uno yacht, un aliscafo, una nave. È un aliscafo, c'ha le ali e sull'acqua, è un aliscafo. Ok, chiamiamolo aliscafo. Si chiama II Jacket o qualcosa del genere. L'ho giocata con l'MSC Crociere, sempre nome inaugurato da Frax. Ho fatto radio 51-15. Anche se la partita l'abbiamo persa perché avevo degli amici troppo scarsoni, praticamente fanno le kill ma non fanno l'uccisione confermata, che sarebbe la modalità che è in questa mappa, quindi... E poi sono doppiamente coglioni, perché sull'uccisione confermata, prendendo le piastrine, insomma spiastrinando a destra e a manca, si sale pure una cifra di livello, quindi sono proprio doppiamente coglioni. Sì, infatti, perché ogni volta che fai una kill, da quanto? 50 se non sbaglio? 50. Poi se confermi da 100. 100. Infatti, poi se te la rubano sono 25... Cioè, però, i punti arrivano che è una meraviglia. Niente ragazzuoli, insomma, mi presento, ripeto che la mia gamertag è GodsJTux S, perché per Frax sono Dax, non si può capire il motivo. È Dax, tipo Daffy Duck, capito? Daffy Duck. Lui è GodsJ Daffy Duck. Sono entrato nei Gods tipo verso l'estate, così. Però facevo competitive a Gears of War 3 con l'amico nostro Sasha, che salutiamo, anche se Sasha che voi conoscete come Anima. Sì, Gozanima, Gozanima. Anche se si è tagliato il ciuffo, quindi ha perso molti iscritti per quello. Sì, ho iniziato col iscritti contenuti nei capelli, tipo che era Polifemo, chi era quello? No, quello l'occhio. Vabbè. Ma che c'entra Polifemo col ciuffo? Non lo so, c'era qualcuno nella mitologia, non mi ricordo chi, e qua se lo sapete, proprio 10 punti per Grifondoro, che c'aveva la forza nei capelli, e se quando poi quello lo scopre, gli taglia i capelli, perde la forza e glielo butta al culo, cioè tipo una storia del genere. Si scopre poi alla fine che è una storia inventata da Frax, ma quelli sono sempre dettagli. Comunque no, ci stava, però insomma poi l'ho un po' manipolata io. Sistema una cosa analoga. Comunque, Daffy Duck, permettimi di dire una cosa. Vai, vai. Che nell'ultimo video, insomma, dove parlavo del contest e del Nuketown Zombie 2025 da regalare, così, no? Ho detto di fare un BG e di scrivere partecipo sotto al video. Non dovete scrivere partecipo e basta, perché non è che se scrivete partecipo potete vincere il contest. Il partecipo sotto era per farmi rendere conto di quante persone potevano farmi un BG. Se non sapete cos'è un BG, perché BG potrebbero essere, ne so, bruciato Gesù o tanti altri acronimi del genere, o qualche gruppo musicale, background sarebbe lo sfondo del canale YouTube. Quindi dovete farmi lo sfondo per il canale YouTube con gli standard, insomma, con le cose che vi ho detto nello scorso video, in più scrivere partecipo sotto per rendermi conto di quanta gente partecipa. Quindi insomma, ritornando alla partita, che arma stavi usando? Hai già detto l'MSMC Crociere, sì. Secondaria, l'M23, quella sì, la pistolina tipo a 3 raffiche. Quella troppo overpower. Poi, ragazzuoli miei, io vi dico, e dovete farlo assolutamente, dovete usare la Bouncing Betty, che è qualcosa di micidiale. Voi la posizionate in un punto, state più che sicuri che la kill la fate, anche una, ma la fate sicuro. È troppo bello. Non solo, poi con Sciacallo ho visto tipo un video di un tizio che ha fatto 30-0 su tutti contro tutti solo con le Bouncing Betty. Oh mio Dio. Ma sì, sono devastanti queste Bouncing Betty, ma assurdo proprio. Cioè, ci passa qualcuno, muore. Ovvio, ci passa sicuro e muore sicuro. Poi, cos'altro stavamo dicendo prima? Sì, che ho iniziato a Gears of War 3, tipo facevo Clan War, eccetera, eccetera. Poi tipo da settembre ho comprato anche la scheda d'acquisizione, visto che vedevo tutti i Gods che facevano commentary a GoGo, mi sono preso di gelosia e ho detto, scusate, perché devo essere l'unico Gods finocchio che non fa niente? E quindi mi sono messo anch'io. Ringrazio pure Frax, che mi sta dando l'opportunità di caricare un video nel suo canale.
Ci siamo presi in simpatia nell'arco di una settimana. Lui ormai Vabbè, sembra. mo non ti allargare il Sì, io mi casino. allargo, no, perché tu forse non hai capito. Ormai comando io qua. Comunque mi è venuto adesso in mente il titolo per questo video. Vai. Aggiungi un posto a tavola che c'è un'anatra in più. È figo Grazie. vecchio. Io sì, ecco. Ragazzi, per capire che Frax ha fantasia, gliela possono veramente, gliela possono tutti. Unico, è unico veramente. E che ci vuoi fare? C'è chi ci nasce, chi ci diventa, non ci diventa perché non c'è nato. Comunque, lasciando perdere questi discorsi da filosofo kantegiano, Hegel, proprio così, Nietzsche e Sì. compagnia bella di parole mentali, ragazzi, il succo di questo video era semplicemente quello di invitarvi a passare nel suo canale perché ha iniziato da un paio di mesetti. E ce la sta mettendo tutta, c'ha l'HDPVR, quindi non rompe i coglioni. Più che altro vedrete anche video, insomma, frequentemente sul suo canale. Ogni quanto carichi video, Anatrina? L'anatra pubblica video ogni 3 giorni più o meno, tipo È due un giorni e video ogni tre mezzo. giorni, diciamo che non è abbastanza. Vabbè, comunque ho iniziato a settembre, già tipo ho 170 iscritti, questo sempre grazie ad Anima che mi permetteva di fare video anche sul Gods Arena, mi ha portato un po' di iscritti, ringrazio anche lui. Ringrazio anche Gods J Flow, che è un altro Gods tipo dei competitive, che mi ha aiutato molto pure a migliorare nei commentary. Sashutz invece, sempre Anima, che quando all'inizio facevo commentary mi dava le dritte, ah, questo non puoi farlo, questo non devi dirlo, vedo, fa il Poi a saputello, Anima. proposito di Sasha, no? Ma praticamente in un paio di video, Dread, aveva tipo insomma qualche offesa così, e aveva tirato fuori Sasha Grey, che è una pornostar. Ma Oddio. io dell'esistenza di questa pornostar che si chiama Sasha Grey, e vi giuro che anche passando anni su YouPorn e compagnia bella, non conoscevo Sasha Grey. Andi su YouPorn. Ve lo giuro, non conoscevo Sasha Grey. Sono andato da sto Sasha, che sarebbe Gozanima, e gli ho detto: Sasha, ma Dredd ti insulta, perché io capivo da quello che sentivo da Dredd, Sasha gay, e ce l'aveva con Sasha. Che poi se non E poi, sbaglio, Sasha viene da Alessandro, può essere? da Da Alessandro. Sasha, il nome Sasha viene da Alessandro. Non sbaglio, sì, me lo diceva lui. Sì, e il nome Lampada viene da Bottiglia. Ma che cazzo dici? E Anatra da che viene? Da Daffy Duck, appunto. Buono. Vabbè, dai, Buono. comunque la partita non è finita. No, finisce ancora. Mancano 3 minuti alla fine del video. Ma Dico. sono 3 minuti lunghi, quindi dato che abbiamo parlato, quello che dovevamo dirvi ve l'abbiamo L'abbiamo detto. detto. Vi lasciamo così, perché ci salutiamo adesso anche perché la partita l'ha persa, perché è una pippa, le anatre non Vabbè, vincono. che ci posso fare se i miei amici si fanno i cazzi Ma sei loro? un'anatra! Ma come fa un'anatra a ammazzare una squadra nemica? Con l'MSC crociere posso. Tipo arriva la SWAT in mezzo a che cazzo, a una foresta, arriva un'anatra e li ammazza. Tu, comunque ci salutiamo qua. Bella da Godsfrax, la dislessia quando torno a scuola perenne, e da Bella da Tux, Anatra, iscrivetevi, mi da Anatra Simone Tux, ecco, dai, facciamo Gozanatra. Gozanatra. E quindi bella ragazzi. Bella ragazzuoli, bella bella.